SuperSight consente di inserire e gestire copertine, gallerie e slideshow all'interno del proprio sito. Vediamo insieme come procedere. Per inserire l'immagine di copertina, clicca l'icona Aggiungi una sezione qui, presente sul bordo superiore ed inferiore di ogni sezione già inserita, per scegliere la posizione che si intende assegnare all'elemento. Nella schermata che si apre, seleziona l'elemento Eroe tra quelli proposti dall'elenco sulla sinistra. Scegli la combinazione più adatta alle tue necessità. L'elemento di copertina è così inserito all'interno della pagina. Per cambiare una o tutte le immagini, clicca sull'elemento e poi su Aggiungi una nuova immagine. Per aggiungere un collegamento all'immagine, apri il menu a tendina indicato e seleziona la tipologia di link che vuoi aggiungere. Puoi personalizzare ulteriormente la copertina modificando le opzioni di formattazione o gestire le impostazioni SEO. Una volta ultimate le modifiche, clicca su Salva. Per aggiungere una galleria di immagini puoi utilizzare due modalità. La prima modalità, cliccando l'icona Aggiungi una sezione qui, presente sul bordo superiore ed inferiore di ogni sezione già inserita. Nella schermata che si apre, seleziona l'elemento Galleria e presentazione tra quelli proposti dall'elenco sulla sinistra. Scegli la combinazione ideale. Oppure utilizza la seconda modalità di inserimento. Per farlo, clicca sulla voce Aggiungi il contenuto presente nella barra in alto e poi su Aggiungi il widget. A sinistra, visualizzata la lista dei widget, seleziona Galleria. Trascina l'elemento all'interno della pagina, in una delle aree celesti che vengono proposte dal sistema. Puoi cambiare una o tutte le immagini della galleria cliccando sull'elemento Galleria appena inserito. Dalla nuova schermata che si apre, clicca sul pulsante Aggiungi immagini. Nella schermata che appare, scegli da dove caricare l'immagine, se caricarla da un archivio, da immagini già caricate recentemente, oppure caricarne una nuova. Puoi personalizzare le opzioni di visualizzazione delle immagini. Se scegli una nuova immagine, una volta caricata, apparirà come preselezionata con la possibilità di eseguire ulteriori operazioni su di essa tramite l'apposito pulsante indicato. Nei rispettivi campi inserisci un titolo o una descrizione all'immagine. Per modificare l'immagine inserita, clicca sul pulsante Modifica immagine. Si viene reindirizzati al pannello di modifica delle immagini. Tramite questo editor potrai aggiungere testi, filtri, adesivi e molto altro alle tue immagini. Per rimuovere il widget, clicca sull'icona indicata. SuperSight 10 permette anche la gestione di una raccolta di immagini a scorrimento, indicata come slideshow. Affinché venga visualizzata nel proprio sito, è necessario che venga aggiunto nelle pagine l'elemento apposito. Clicca sulla voce Aggiungi il contenuto presente nella barra in alto e poi su Aggiungi il widget. A sinistra, visualizzata la lista dei widget, seleziona Slideshow. Trascina l'elemento in questione all'interno della pagina in una delle aree celesti che vengono proposte dal sistema. Per cambiare le immagini dello slideshow, clicca sull'elemento appena inserito e successivamente sul pulsante Manage Images. Puoi scegliere l'origine dell'immagine, ovvero se caricarla da un archivio, se caricarla da un social, se il sito è collegato a uno di questi, da immagini già caricate recentemente oppure dal tuo PC. Procedi da Aggiungi immagini. Inserisci all'immagine un collegamento. Definisci il titolo o la descrizione inserendoli nei campi indicati. Ed infine puoi personalizzare le impostazioni dell'immagine e le opzioni di visualizzazione.